Riprendiamo dunque il corso del nostro ragionamento. Nella prima parte della mattinata abbiamo ascoltato due relazioni portanti che sono anche due sguardi, dicevamo, rispetto al tema che stiamo trattando, ossia il rapporto tra cambiamenti climatici e cooperazione internazionale, un contributo dalle scienze naturali e un contributo dalle scienze sociali e umane, potremmo così sintetizzare. Dunque una relazione che ci ha aiutati a comprendere come quando parliamo di cambiamenti climatici parliamo in realtà di cambiamenti che hanno dimensioni, proporzioni profonde, che sono correlati e connessi a relazioni dell'umano molto più ampie, e dall'altro lato un contributo che ci ha portati a vedere come il tema dell'immaginario e dei significati che noi attribuiamo a questi contenuti di cui parliamo sia di fatto dirimente e decisivo rispetto all'azione che poi su di essi si va a intraprendere. Proseguiamo dunque con il contributo di Massimo Zortea, avvocato ambientale che a lungo si è occupato e tuttora si occupa di sostenibilità nei progetti di cooperazione internazionale, quindi ci avviciniamo sempre più a quella connessione, a quel rapporto, a quel nesso tra cambiamenti climatici e cooperazione internazionale. A Massimo Zortea abbiamo chiesto di aiutarci a mettere a fuoco l'idea di sostenibilità ambientale andando a ripercorrerne la storia e a comprendere metodologicamente come può qualificare i progetti di cooperazione internazionale, questo anche attraverso l'esemplificazione di alcuni casi pratici. Una nota di metodo: al termine della relazione di Massimo Zortea ci daremo un tempo per dialogare sia con la relazione che abbiamo appena ascoltato sia con le due precedenti. Questo ci sta davvero a cuore, nel senso che ci interessa aprire, non soltanto per ritualità da seminario e da convegno, un momento di confronto, quindi una comunicazione almeno biunivoca tra chi sta ascoltando e chi sta parlando in questo momento. La parola a Massimo Zortea. Buongiorno a tutti, mi sentite anche in fondo? Eccoci qua. Allora ci prendiamo un po' di libertà, nel senso che abbiamo circa 40 minuti per lavorare insieme, riflettere su questo tema, ma al di là di quello che potrebbe essere il menu, diciamo, sentiamoci liberi di modificare gli assetti, soprattutto approfittando poi della seconda parte. Allora, cercheremo di mettere a fuoco cosa vuol dire sostenibilità ambientale, intanto con alcune parole chiave, no? E l'evoluzione storica, mi hanno chiesto di trattarla, naturalmente pochi cenni, giusto per capire qual è la direzione che ha preso la cooperazione internazionale su questo, e poi vediamo di capire cosa vuol dire fare integrazione degli aspetti e degli impatti ambientali dentro i nostri interventi, grandi, medi, piccoli, di qualunque tipo, in cooperazione internazionale. Vediamo insieme delle applicazioni pratiche, ne ho portate 5 o 6, insomma, poi eventualmente possiamo aggiungere altri materiali, e una proposta finale per chi si occupa di questo in Trentino. Allora, quando parliamo di lessico della sostenibilità, un po' come ci dicevamo prima, ci sono delle parole chiave che possono essere declinate in maniera precisa o imprecisa, ma senza la presunzione di dire la precisione è la mia e la imprecisione è la tua. Ecco, dal punto di vista antropologico, certi concetti, pensate al concetto di sviluppo, sono molto delicati da trattare. Quando è l'esperienza un po' di tutti, quando trattiamo e facciamo interventi di cooperazione allo sviluppo, a volte abbiamo la sensazione di non essere compresi, quindi di creare un problema ancora prima di cominciare il nostro intervento di cooperazione. Allora, per esempio, quando parliamo di ambiente oppure di sostenibilità, anche ambientale, ci sono tanti significati. Se dovessimo chiedere a qualcuno della platea che cos'è l'ambiente, come lo definiremmo? Ecco, l'interazione fra territorio e persone. Persone, culture, storia, relazioni. Ecco, sicuramente è un ottimo punto di partenza. Quindi non soltanto natura, quindi non soltanto qualcosa che è esterno all'uomo, ma l'uomo è parte integrante dell'ambiente. Ecco. Se guardiamo, poi torniamo su questi vocaboli giusto per fare una precisazione, ma se guardiamo a due definizioni
applicate correntemente, l'una in ambito di cooperazione internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'altra nell'ambito legislativo, quindi siamo in un'Unione Europea, siamo in un contesto dove si fa molta legislazione ambientale, si danno delle prescrizioni, perché questo aiuta ad avere dei comportamenti rispettosi dell'ambiente che valorizzano il capitale naturale. Però bisogna anche definirlo l'ambiente. E in entrambi i casi vedete che è un insieme di componenti diverse, che possono essere fisiche, possono essere chimiche, possono essere e sono anche culturali. Addirittura nella definizione del nostro testo unico dell'ambiente del 2006 trovate la relazione anche di aspetti climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. La Convenzione Europea del Paesaggio, per esempio, di Firenze, non a caso fatta in Toscana, che è una regione che tutti ci invidiano proprio per le ricchezze paesaggistiche, sottolinea proprio questa interazione di ambienti, di aspetti. Ecco, questa è una cosa che a volte tendiamo un po' a trascurare, dicendo l'ambiente no, è un qualche cosa di, come dire, tecnicamente definito, lo lasciamo curare agli esperti ambientali. Io mi occupo di educazione oppure di diritti delle donne, io faccio progetti di microcredito, quindi non sono un esperto ambientale, non me ne posso occupare, non devo pensare alle conseguenze sull'ambiente del mio agire. Ecco. Cercheremo di smontare insieme, se possibile, questa idea. Magari i miei migliori alleati sono gli allievi dei corsi all'università, ne vedo parecchi e mi fa piacere. Vuol dire che abbiamo seminato bene. Allora, tornavamo a dirci che la sostenibilità è un concetto molto relativo. Ognuno ha il suo concetto di sostenibilità. Qualcuno ha detto che la sostenibilità è l'alibi, come dire, la copertura che diamo allo sviluppo, alle degenerazioni dello sviluppo, perché sviluppo sostenibile in realtà è una contraddizione in termini. Ecco, in realtà possiamo pensare alla sostenibilità come un aspetto importante dello sviluppo, e vedremo dopo, prima è diventato un limite, poi è diventato una componente, un modo d'essere dello sviluppo, una componente essenziale. Se non è sostenibile, non è sviluppo. Ma la sostenibilità può essere anche pensata come una componente etica, e cioè una componente che ci fa pensare alle generazioni future. E oggi, mentre noi siamo qui riuniti, le generazioni future scioperano per il clima. Quindi da questo punto di vista, a parte i paradossi di avere un ingorgo tremendo in città, per cui mettiamo più gas a serra, però tutto sommato c'è questa attenzione delle generazioni future. E poi l'equità intragenerazionale, perché specialmente noi che ci occupiamo di cooperazione, siamo consapevoli che le comunità, le nazioni, gli stati hanno responsabilità comuni, ma devono essere differenziate, perché le conseguenze che subiscono, la vulnerabilità che creiamo con la insostenibilità dello sviluppo è differenziata. Non possiamo appiattirci tutti allo stesso livello. Questo è stato un po' l'errore che è stato fatto nella prima stagione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, quella che ha portato al protocollo di Kyoto. C'era un'idea per cui c'erano gli stati di serie A e gli stati di serie B. Quelli di serie B sono esentati da qualunque tipo di responsabilità. No, non è così. Dobbiamo educarci a una responsabilità comune, anche se differenziata. Torniamo indietro un attimo. A proposito di vocabolario, ecco, una delle cose che in cooperazione si tende un po' a trascurare è che qualunque tipo di intervento va a incidere o interagisce con i servizi ecosistemici e il capitale naturale. Non siamo esenti. Anche noi adesso stiamo interagendo con i servizi ecosistemici. Non vorrei sembrare troppo tecnico, ma un po' di literacy, come si dice, no? 2 anni fa, nella giornata mondiale della Terra, lo slogan era proprio climate literacy. Bisogna andare a scuola, bisogna alfabetizzarsi. Allora, sapere che qualunque tipo di intervento incide sui servizi ecosistemici, sul capitale naturale, è importante. 3 anni fa, no, forse un po' di più, al Master di Pavia mi avevano chiesto di supervisionare una tesi di una ragazza brasiliana che ha fatto una tesi sulle conseguenze della cooperazione internazionale in termini di produzione di rifiuti nella foresta amazzonica. Il risultato di questo studio
è che gli indigeni, grazie al benessere acquisito con gli interventi di cooperazione internazionale, producevano un sacco di rifiuti che poi buttavano nelle discariche a cielo aperto. Quindi il problema dell'aumento del benessere non era stato calcolato dagli interventi micro e macro di cooperazione internazionale. L'altro aspetto importante è che il degrado ambientale è, come dire, uno degli aspetti più importanti della vulnerabilità. E la vulnerabilità, come ben sappiamo, è uno dei temi più importanti della giustizia ambientale. Quindi un tema che trasversalmente dovrebbe toccare qualunque tipo di intervento di cooperazione, se la cooperazione allo sviluppo è relazione e attenzione all'altro e attenzione ai più poveri, ai più vulnerabili. Ecco perché vulnerabilità e resilienza non sono concetti solo da esperti ambientali, da ingegneri ambientali o forestali, ma è un problema che dobbiamo porci anche a livello di valutazione dei nostri interventi. Su queste basi possiamo andare avanti. Perché è importante guardare indietro per capire come stiamo andando avanti? Beh, possiamo vedere due cose. Giusto due slide per non perdere troppo tempo. Qual è stata l'evoluzione politica delle agende politiche della cooperazione internazionale e qual è stata l'evoluzione del pensiero, quindi della riflessione? Ci potrebbero essere tanti altri aspetti storici, ma vediamo questi due. Allora, dal 1972, quando si fa la prima conferenza dedicata all'ambiente a Stoccolma, guarda caso siamo in Svezia, vi dice niente? Greta Thunberg? No. Ecco, ma al di là del welfare e dell'attenzione scandinava, che ha portato poi al rapporto Brundtland, una commissione fatta apposta per capire se e come si può fare ancora sviluppo sostenibile, ecco, l'idea fondamentale è che c'è un limite, i limiti dello sviluppo. C'era un gruppo di studiosi che chiamava Club di Roma, che nel 1970 dice, signori, così non si va avanti. Però ancora l'idea di sostenibilità era un'idea di limite, quindi una sorta di area albero della vita dove non si può cogliere la mela, insomma, no? Cioè quell'idea del limite, del divieto d'accesso, come quando arrivate qua e c'è scritto a un certo punto ti stiamo filmando, non entrare con veicoli, ok? C'è un cartello. Le cose cambiano nel 92, perché nel 92 la Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Rio elabora un'idea diversa, un'idea in cui l'ambiente è integrato con tutti gli altri aspetti e la sostenibilità dello sviluppo si misura su più fronti, quella economica, quella sociale e quella ambientale, la famosa triade dei tre pilastri, no? Ma soprattutto si comincia a entrare nell'ottica della integrazione ambientale, trasversale. L'ambiente deve entrare in tutte le politiche, in tutti gli interventi. Nessuno è esente da una considerazione degli aspetti, degli impatti ambientali. Altrimenti, nella rete di relazioni, se mancano dei pezzi, è inutile che qualcuno sia iperspecializzato in ambiente, ma gli altri continuino a fare i disastri. E quest'idea è uscita molto bene nelle agende complessive che poi sono diventate materia di cooperazione internazionale, nelle agende strategiche, cioè nelle pianificazioni strategiche delle tre grandi convenzioni di Rio, cioè tre accordi internazionali firmati da quasi tutti i governi del mondo, quindi rilevanti, per occuparsi di clima, convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima, di biodiversità, la CBD, e di desertificazione, tre grandi aspetti problematici che all'inizio degli anni 90 avevano un'attenzione molto particolare. Purtroppo devo dire un'attenzione un po' calata, tendenzialmente l'attenzione, anche la narrazione di cui si parlava prima, e mi è piaciuto moltissimo l'intervento, era molto più attenta e in qualche modo c'era veramente un altro tipo di gestione anche della comunicazione. Però non disperiamo. Dopodiché il resto è declinazione di quello che è stato lanciato, quest'idea forte, l'ambiente è trasversale, la sostenibilità ambientale è trasversale. Dal 92 in poi, Johannesburg 10 anni dopo e Rio Plus 20 20 anni dopo dicono la stessa cosa, migliorandola dal punto di vista delle capacità. Quello che ci aiuta a capire un po' quale può essere l'attualità
è l'elaborazione delle due agende globali dello sviluppo, il Millennium Development Goal nel 2000, ricorderete, 20 settembre 2000, l'anno del giubileo, l'anno dei cambiamenti, l'anno della remissione del debito, del riscatto, della terra che riposa, del ritorno all'indietro, ecco, 15 grandi obiettivi, fra cui il settimo, cioè 8 fino al 2015, no? Di cui il settimo settorialmente dedicato all'ambiente. Un'idea ancora molto a scatolette. Io mi occupo di educazione, tu ti occupi di alimentazione, io di salute materna e io, obiettivo numero 7, come dire, sono al settimo piano. Ma i piani non hanno l'ascensore. Ecco, c'era un'idea molto settorializzata. Nell'agenda 2030, invece, quest'idea cambia completamente, si trasversalizza, si torna a Rio 92, dove si dice l'ambiente o è trasversale o non avrà uno spazio adeguato, non ci sarà garanzia di sostenibilità ambientale. E infatti, per chiunque si occupi di cooperazione, questi 17 arnesi qui sono degli strumenti di lavoro più o meno condivisibili. Devo dire che tutto questo è ancora molto legato alla cultura, diciamo, razionalistica settecentesca, insomma, cioè c'è una idea forte e su quella io poi declino come dei corollari, no? Ecco, provate a parlare di questo tipo di impostazione con, non so, comunità indigene, Achuar, eccetera. È chiaro che c'è una narrazione che non è sistematicamente esportabile in qualunque tipo di contesto. Ma l'idea forte è che per circa 5 anni si sia dialogato attraverso anche un gruppo, si è arrivati al famoso draft zero, no? Nel 2015, l'estate del 2015, per dire che tutto questo è trasversale. Il risultato è che in 6 o 7 di questi obiettivi trovate riferimenti molto espliciti all'ambiente, ma in tutti e 17 voi trovate la presenza trasversale della sostenibilità ambientale. Non ce n'è neanche uno nel quale non si possa considerare. Allora, se la mia piccola associazione o la mia agenzia nazionale di cooperazione intende promuovere questi 17 obiettivi come strumenti per garantire una evoluzione positiva del nostro agire, beh, che poi lo chiamiamo sviluppo, questo è tutto relativo, no? Però se lo chiamiamo sviluppo sostenibile, non posso esimermi da considerare gli aspetti trasversali. Le questioni ambientali nella letteratura, nel pensiero. Allora, vi faccio vedere una cosa che è un cimelio, perché questo testo è un libricino apparentemente insignificante. Ecco, magari qualcuno di voi l'ha anche letto, guardate, si è anche strappata la pagina perché è del 62. Silent Spring. Ovviamente non tutti eravamo presenti, io non c'ero nel 62, per fortuna. Ma Silent Spring è scritto da una scienziata, Rachel Carson, con un linguaggio abbastanza scientifico, devo dire, è stato letto da milioni e milioni di persone. E perché è interessante? Perché dice una cosa importante, cioè di sostenibilità ambientale e di distruzione della biodiversità non dobbiamo occuparcene solo noi scienziati, ma tutti. Questa è l'idea, il messaggio forte. Altrimenti, invece di sentire cantare gli uccellini, in primavera avremo il silenzio. La distruzione della biodiversità è uno dei temi forti della sostenibilità ambientale. Nel 79 un filosofo, quindi spaziamo un po' dalla biochimica, lei era una biologa chimica, mentre Hans Jonas è un filosofo tedesco che scrive il principio di sostenibilità, parlando del problema generale, cioè siamo arrivati al punto che l'uomo può distruggere se stesso. E lui dice dobbiamo recuperare un concetto diverso di responsabilità, non la responsabilità sanzionatoria, hai commesso un illecito, ti considero responsabile, ti sanziono, ma una responsabilità nel senso di prendersi cura di, per esempio, la responsabilità dei genitori, una responsabilità preventiva. La stessa idea ce la dice un sociologo tedesco che si chiama Ulrich Beck, che guarda caso nel 1986 scrive il libro, famosissimo,
famosissimo, anche questo un best seller, La società del rischio. Quanti hanno letto La società del rischio? Nessuno? Ecco, correre subito in biblioteca. No, lo dico sul serio, perché a parte che era un sociologo intellettualmente onesto, cioè non ha fatto un libro denuncia, ha fatto un libro per dire, signori, siamo in una città dove il rischio è globale. Alla minima causa possono conseguire i massimi effetti. Ma perché è significativo? Perché nel 1986 è successa una certa cosa, di cui questo forse ci ricorderemo. E cioè? Chernobyl. Quella cittadina dell'Ucraina al confine con la Bielorussia che ha creato un sacco di problemi a un sacco di stati in tutto l'Occidente, diciamo così. Ma potremmo citare anche altri casi di questo genere, di società globale del rischio. Pensate che cosa ha fatto la mancanza di attenzione nella gestione non solo ambientale, ma socioambientale dello sviluppo industriale. India, 1984. A causa di un difetto di manutenzione abbastanza elementare, 17.000 persone muoiono a Bhopal. Mentre tantissime organizzazioni di cooperazione internazionale erano impegnate a portare lo sviluppo in India, quando ancora si poteva andare in India come diciamo organizzazione straniera. Adesso sapete che non si può più fare. Andiamo avanti. Beh, potremmo anche citare 1976 Seveso. Dopo Seveso, la diossina dispersa ancora una volta per un difetto di manutenzione molto piccolo, nasce l'attenzione dell'Unione Europea ed escono tre direttive, le famose direttive Seveso, sugli incidenti rilevanti, cioè quelli che invece di creare un piccolo problema all'amministratore delegato, nel senso di essere licenziato, e creano un grosso problema a intere città. Ecco. Quindi il problema della sostenibilità come rischio. Una scomoda verità, qui arriviamo invece al film e al libro bestseller di Al Gore nel 2006, questo forse l'abbiamo anche visto o letto, sull'altro tema forte, quello dei cambiamenti climatici di origine antropogenica, diciamo così. Infine, mi permetto di citare, ma non perché vada di moda, ecco, ma perché c'è un ulteriore scatto in avanti, la seconda enciclica di Papa Francesco I, così bisogna dire, che dice è una questione non soltanto di come dire, responsabilità politica, ma è anche una questione di responsabilità etica. Per il credente è anche un problema di responsabilità dal punto di vista proprio personale, non tanto collettivo. Allora, le questioni ambientali nel pensiero non sono più solo una moda, ma diventano progressivamente un tema pervasivo. Cioè, se dobbiamo leggere in filigrana che cosa è successo, fondamentalmente si è passati da un tema per soli esperti a un tema che deve interessare tutti i cittadini americani, poi è stato tradotto in tantissime lingue del mondo, fino a un punto in cui diventa un problema di responsabilità morale oltre che giuridica. Interessante questo. Allora, la triade classica dello sviluppo sostenibile, dicevamo prima, da Rio in avanti, è quella di una combinazione fra gli elementi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Qualunque tipo di intervento che voglia promuovere sviluppo, quindi noi cerchiamo di fare cooperazione allo sviluppo, si deve porre il problema dell'equilibrio e del bilanciamento. Il fatto è che la sostenibilità ambientale prima è stata concepita come un limite allo sviluppo. Allo sviluppo inteso nel senso forse ancora anni 60, 70, insomma sapete che anche in cooperazione internazionale il pensiero ha cambiato l'idea di sviluppo, si è passato da un'idea di sviluppo come crescita economica a un'idea di sviluppo come capacità di soddisfare i bisogni essenziali, la teoria dei basic needs, fino ad arrivare alla teoria promossa da UNDP, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che più di tutte si occupa di sviluppo, e cioè l'idea dello sviluppo umano. Sviluppo umano come ampliamento delle possibilità, delle opportunità delle persone, definite nel primo rapporto sullo sviluppo umano nel 1990. Quindi sono 29 anni che abbiamo questo punto di riferimento.
ma la sostenibilità ambientale è diventata una modalità intrinseca dello sviluppo. O è sostenibile o non mi viene a parlare di sviluppo. Il problema è che le ricette di sostenibilità sono sempre diverse, ognuno di noi ha la sua ricetta. Ecco. E questo purtroppo si combina anche non tanto alla ricetta sostanziale, ma alla narrazione dello sviluppo, cioè oltre a ricette, modi di promuovere lo sviluppo, ci sono modi di raccontarlo, di farlo percepire, qualche volta anche in maniera alterata. Pensate a che cosa significa misurare lo sviluppo semplicemente in termini di crescita economica con un parametro come può essere quello del PIL. Si sono spesi fiumi di parole sulla non attendibilità, però ancora oggi continuiamo a dire i paesi stanno male, le economie stanno male se siamo a meno 1 più 1. Meno 3. Insomma, anche questo è un aspetto su cui riflettere. La sensibilità ambientale in cooperazione internazionale è maturata. Perché è maturata? Perché all'inizio si pensava all'inquinamento in termini, se volete, un po' estetici, no? Cioè era un deturpamento, stiamo rovinando tutto, stiamo modificando, stiamo cementificando la campagna, eccetera. Con queste skyline che crescevano nelle grandi megalopoli africane, no? E quindi ci dava fastidio. Poi abbiamo cominciato a pensare al degrado ambientale come rischio. Pensate agli episodi come Villa Parisi in Brasile. Il Brasile era un paese assolutamente recipient, cioè era un paese che riceveva interventi di cooperazione. Oggi il Brasile è BRICS, è qualcosa di misto, è un attore di cooperazione, ma negli anni in cui era recipient riceveva l'industrializzazione, riceveva grandi progetti infrastrutturali, ma non si poneva il problema di come far vivere bene migliaia e migliaia di persone a cui aveva dato uno stipendio. Fra l'altro il problema potremmo porcelo anche noi, nel senso che avremmo parecchi siti di interesse nazionale oggi da bonificare che hanno dato migliaia di stipendi, ma hanno dato anche migliaia di cartelle cliniche non particolarmente entusiasmanti. Quindi anche questo è un punto su cui non siamo soltanto attori di cooperazione, ma probabilmente anche recettori di cooperazione. Poi l'ambiente diventa un valore socio-economico da far fruttare, cioè ci sono sempre più organizzazioni, anche piccole, che scoprono l'importanza delle, per esempio, nature-based solutions, le soluzioni basate su principi naturali, la depurazione dell'acqua, che è un bene essenziale, attraverso metodi naturali. È uno dei servizi ecosistemici fondamentali. Ma se io parto dal presupposto che siccome non sono esperto di ambiente non me ne occuperò mai, non entrerò mai in questo tipo di mentalità. Infine, e anche questo riguarda molto la cooperazione internazionale, l'ambiente come bene comune globale. E su questo tema si innesta la riflessione di stamattina sui cambiamenti climatici e sugli effetti e impatti che possono avere anche nel nostro agire di cooperazione internazionale. Allora, vediamo il metodo. Come fare uno sforzo per imparare o progressivamente cercare di modificare il nostro agire per introdurre di più la sostenibilità ambientale nel nostro piccolo grande entourage di cooperazione internazionale. Allora, la domanda potrebbe essere semplicemente questa: come facciamo a dare attuazione alla sostenibilità ambientale? Potremmo anche farla a proposito di questa stanza, perché anche questa stanza ha dei profili di non sostenibilità ambientale. Ma senza andare troppo sull'autobiografico, perché poi è sempre facile fare la cooperazione sulla pelle degli altri, la sostenibilità ambientale sulla pelle degli altri, ma diventa difficile quando devi misurare il tuo agire, la tua impronta ecologica, no? Allora, gli approcci possono essere neutralità, indifferenza. Io non faccio danni, siamo una piccola associazione, non produciamo rifiuti industriali, niente reflui, niente inquinamento, quindi tutto sommato non mi interesso degli impatti ambientali. Secondo, la delega. Ogni tanto facciamo fare delle valutazioni ai esperti nei vari settori, fra cui magari faremo una volta far fare una valutazione a un esperto ambientale. Però, come dire, deleghiamo. Detto anche scaricabarile. Specializzazione ambientale. Qui abbiamo anche organizzazioni che sono specializzate in ambiente. Guardo Silvia, non posso non citarla, Masinghira
ha una sua caratterizzazione ambientale, ok? Ma generalmente noi non siamo specializzati. Ecco. E al punto tale che, per esempio, pochissime organizzazioni, anche medio-grandi, nel panorama italiano, hanno un sistema di gestione ambientale certificato o hanno una proceduralizzazione di valutazione degli impatti ambientali del loro agire. Eppure tutti produciamo impatti ambientali, anche come singoli cittadini, insomma. L'ultimo aspetto, l'ultimo approccio è l'integrazione ambientale, quello che, in cui io credo, perché credo sia importante adottare una via di mezzo, né iperspecializzati né totalmente indifferenti, ma capaci di fare lo stesso mestiere di prima, di lavorare nei campi non ambientali come prima, educazione, microcredito, pensate tutte le varie forme di declinazione degli interventi di cooperazione internazionale, ma integrando gli aspetti ambientali, gli aspetti e gli impatti. Allora vediamo come si può fare. Come siamo coi tempi? L'ho chiesto anche a Marta. 10 minuti, bene. Allora, i chilometri sono 34, quindi devo accelerare un po'. Se qualcuno mi dà una mano, lì ci sono i chilometri in fondo, a sinistra, in fondo a destra. Chilometro 14. Allora, mainstreaming ambientale. L'approccio di mainstreaming vuol dire che in qualunque tipo di intervento trasversalizzo, inserisco anche la considerazione di aspetti di impatti ambientali. Se volete saperne di più, questo è un ottimo sito dell'Istituto Internazionale per per l'Environment and Development, per l'ambiente e lo sviluppo. C'è una crescente attenzione a questo tema, alla integrazione ambientale. Qui, se volete, ci sono 4 manuali molto interessanti, ve li riporto anche dopo, uno dell'Unione Europea, uno di UNDP congiunto con l'UNEP, uno della cooperazione spagnola è scritto in castigliano e l'altro è un po' più datato, è del 2002, dell'OECD, a proposito degli amici OECD. Ecco, perché è importante anche leggere? Perché vediamo che sta cambiando il sistema, non sono più gli esperti di ambiente che si occupano di ambiente, ma tutti cominciano ad applicarlo in determinati aspetti. La crescente attenzione si vede anche nel fatto che si trasversalizza moltissimo. La penultima conferenza delle parti della CBD era proprio dedicata a come fare mainstream, trasversalizzare la biodiversità. La biodiversità riguarda tutti, quindi dobbiamo lavorare perché tutte le piccole, grandi realtà, anche della società civile, non soltanto governative, lavorino per curare meglio l'attenzione alla biodiversità. Ricordandoci che circa 1 miliardo di persone sui 7 vive grazie direttamente agli apporti della biodiversità. Cioè non c'è una mediazione delle catene distributive. Vivono direttamente lavandosi, mangiando, vestendosi, eccetera, con risultati prodotti dalla biodiversità. Foreste, animali, eccetera. Applicazioni pratiche. Qui veramente devo un po' volare, perché sennò finiamo. Allora, io direi che la cosa migliore è quella di agire con gradualità. Le 3 cose che chiunque, qualunque nostra associazione, gruppo, persona, professionista della cooperazione o anche, per esempio, professionista che fa anche cooperazione, pensate all'ingegnere che ha il suo lavoro, ma che poi fa le ferie per andare a supportare interventi di cooperazione. Chiunque può fare 3 passaggi: conoscere, valutare e valorizzare l'ambiente, agire con gradualità. Beh, conoscere cosa vuol dire? Intanto coltivare un vocabolario, cioè precisione, perché su alcuni aspetti a volte siamo un po' approssimativi. Essere consapevoli, per esempio, come dicevo prima, dei servizi ecosistemici ci fa capire quanto noi andiamo a impattare sui servizi di cui magari beneficiano persone che crediamo di aiutare, di sostenere o di interagire e in realtà andiamo a danneggiare. E non è un caso che, faccio un esempio concreto prima di andare avanti, nella Carta Italiana del Commercio Ecosolidale la prima versione non aveva una grossa attenzione agli impatti ambientali dal punto di vista degli interventi. Poi è diventato uno dei requisiti. Non fai commercio ecosolidale, tanto per dire un altro strumento abbastanza diffuso di cooperazione internazionale, se non ti poni il problema di quali sono le conseguenze
nell'aumento della produttività dei tuoi fornitori, perché gli dai un'opportunità, poi devi porti il problema di capire se la sfruttano bene o se questo innesca dei meccanismi di impatto ambientale. L'uso dei coloranti per i prodotti tessili, che è uno dei, diciamo, dei prodotti punta del commercio ecosolidale, soprattutto in Italia, per anni è stato non sostenibile. Cioè si usava la chimica come se, ma siccome eravamo buoni perché eravamo nella filiera del commercio equo, non ci ponevamo il problema di cosa scaricavamo nei fiumi. E questo non vale solo, non so, per la provincia di Frosinone, che attualmente è la più inquinata d'Italia, per proprio l'uso di, soprattutto di coloranti nei fiumi. Vale anche per esempio per paesi come Vietnam, la Cambogia, ma potremmo citare per esempio il Perù, quindi paesi dove abbiamo fatto tanta cooperazione internazionale. Secondo, sviluppare una cultura dell'integrazione ambientale, cioè l'idea che l'ambiente riguarda tutti, quindi un minimo lo devono capire e sapere anche i nostri soci base, quindi non soltanto i progettisti che lavorano in maniera continuativa nei nostri interventi di cooperazione. Lo devono sapere tutti. Quindi una platea come questa, i fondamenti li dovrebbe sapere. Dopodiché ci può essere, oltre alla conoscenza base, una formazione più tecnica, e qui trovate una serie di... Mi sono permesso di mettere anche un paio di manuali miei, ma non per fare pubblicità, per carità. Perché in qualche modo magari non tutti leggono un inglese tecnico come quello delle prime tre pubblicazioni, un manuale in italiano può essere utile. Valutare, secondo aspetto importante, farsi delle domande, valutare il nostro agire. Per esempio, un minimo di proceduralizzazione nella valutazione degli impatti ambientali dei nostri progetti, anche se nessun donatore ce lo chiede, è importante. Fare monitoraggio e valutazione con il metodo dell'integrazione ambientale è importante. Perché? Perché non si può valutare un progetto o fare il monitoraggio durante l'esecuzione solo sui profili applicativi, pratici. Bisogna capire anche le conseguenze dirette e indirette, per esempio sull'ambiente. L'autodiagnosi ambientale, per esempio, la diagnosi energetica. Abbiamo fatto anche recentemente alcune in Medio Oriente, ci siamo resi conto che ci sono degli sprechi immensi e sono tutte risorse rubate ai budget. Allora, in una fase di vacche magre, permettetemi questa espressione un po' forte, anche qua in Trentino, credo sia importante questa idea di ragionare sull'autodiagnosi. La rendicontazione ambientale. Nei nostri bilanci sociali, chi lo fa, oppure nei rapporti ambientali, dovremmo dar conto di che tipo di impatti. Se neanche noi siamo consapevoli, se le nostre controparti non sono consapevoli, è chiaro che abbiamo un po' di strada da fare, dobbiamo porci il problema. Si può anche arrivare anche a una due diligence ambientale, cioè si può dire: io lavoro con dei partner, ma questi partner stanno facendo bene o stanno facendo dei danni dal punto di vista ambientale? Perché anche questo è un problema che forse tendiamo un po' a scaricare. Quindi si può anche fare un rating ambientale dicendo ai miei fornitori, per esempio, perché spesso nei progetti abbiamo a che fare con forniture, no? Mi servono 40 banchi di scuola o 50 computer. A questo punto però, oltre a computer che funzionano e banchi fatti bene, voglio capire se li hai fabbricati con taglio legale di legname. Semplicissimo. A parte che in Europa è obbligatorio da 3 anni. Non puoi più comprare un asse di un metro quadro o di un metro lineare se non è certificato. E questo è molto importante. La stessa cosa credo non ci poniamo tanto dal punto di vista delle forniture, soprattutto a livello locale. Valorizzare. L'ambiente è un ottimo alleato per la cooperazione allo sviluppo. Bisogna cercare di farlo. Per esempio, possiamo inserire negli statuti delle nostre associazioni più considerazione per la sostenibilità ambientale, perché spesso gli statuti su questo non hanno quella maturazione. Possiamo farlo nella pianificazione strategica, nella gestione del ciclo di progetto, nel costruire i budget, nel fare campagne di fundraising, perché anche la sostenibilità è un argomento, ma soprattutto può diventare un fine, un obiettivo. Negli accordi di partnership,
cominciare a dire io instauro una relazione, però cominciamo a farci delle domande anche sulla sostenibilità ambientale, le clausole ambientali. Per esempio, nei contratti di fornitura applicare i criteri ambientali minimi. Oggi in Europa è diventata una cultura abbastanza importante per le pubbliche amministrazioni, ma non lo è ancora per il terzo settore. Perché? Credo che dobbiamo fare un po' di strada anche su questo. I 10 minuti sono limitati 5, ma noi siamo al chilometro 21, quindi sto andando a recuperare. L'altra cosa importante, l'approccio di mainstreaming ambientale, trasversalizzare i temi e gli impatti ambientali nella nostra comunicazione, dicendo non ho fatto solo una bella scuola, non ho fatto andare solo a scuola 200 ragazzini tirandoli fuori dalla strada, ma ho lavorato anche in maniera sostenibile. Sono stato attento, per esempio, a non creare più problemi di quanti ne ho creati. Quest'anno abbiamo lavorato con una collega brasiliana, che fa la ricercatrice, fra l'altro viene a Trento a fare il corso, ma è un PhD a Brescia, su un problema molto serio, che le scuole di tantissime città brasiliane purtroppo somministrano ai bambini acqua di falda. E nell'acqua di falda si bevono purtroppo anche un sacco di batteri e di microrganismi che loro stessi hanno versato perché non c'è una gestione degli scarichi fognari. Quindi, non ponendomi il problema della sostenibilità ambientale, credo di fare un bel lavoro perché ho creato una scuola, ho aperto una nuova opportunità, ma gli ho regalato anche una malattia. Ecco, questo è un punto su cui dobbiamo comunicare in maniera diversa e quindi anche ragionare prima. Come curare l'ambiente nei nostri interventi? Beh, la prima cosa importante l'ho appena detta, evitare danni, quindi farci delle domande. La seconda è proteggere le persone dai danni e dalla vulnerabilità, perché per esempio la considerazione della vulnerabilità climatica spesso non viene considerata. Ci sono dei casi eclatanti di appelli emergenziali, di interi villaggi o di scuole che vengono sommerse ogni anno durante la stagione delle piogge, casualmente capita tutti gli anni, perché sono state pensate, costruite e gestite nel posto sbagliato. Allora, si chiama Disaster Risk Reduction, no? Con questo parolone, però ci hanno costruito sopra una policy, hanno cominciato a ragionare, pianifichiamo in maniera diversa. Allora, quando costruiamo nuove realtà, poniamoci il problema, per esempio, della loro collocazione dal punto di vista climatico. Questo si chiama, in qualche modo, adattamento. Massimizzare i benefici dell'ambiente, lavorare sui servizi ecosistemici. Questo è un altro aspetto molto importante. Pensate a tutta la componente di gestione dei rifiuti nella componente organica, che generalmente viene trascurata dalle scuole, dagli ospedali, dalle strutture anche di animazione, centri giovanili, producono tanta materia organica ma non la valorizzano. E invece la trasformazione in fertilizzanti per lavorare non solo sullo smaltimento ma anche sulla riduzione dell'emissione di gas serra, che voglio ricordare pesa per un terzo di tutte le emissioni di gas serra nel mondo, cioè un terzo lo producono i rifiuti alimentari. Quindi se li gestiamo meglio anche nei nostri piccoli e grandi progetti di cooperazione, facciamo un servizio all'umanità. Mini galleria di idee e esperienze. Qui posso anche andare veloce perché vi ho scaricato alcuni file che potete magari portarvi a casa e leggere insieme. Primo esempio. Allora, qui abbiamo un'esercitazione che abbiamo fatto in un corso online che faccio tutti gli anni. Si chiedeva di prendere un contesto e di costruire l'impostazione strategica di un intervento che non era di cooperazione, in questo caso era lotta alla migrazione urbana delle famiglie, ma soprattutto dei bambini, in Etiopia. Questo progetto, per esempio, è preso dall'Etiopia. Un sacco di ragazzini che, non avendo di che studiare, di che vivere, migrano verso Addis Abeba. Ad Addis Abeba ci sono 100.000 ragazzi di strada, ancora oggi, nonostante tutti i cambiamenti degli ultimi tempi. Allora, l'idea fondamentale, che qui non vedete, ma non abbiamo il tempo adesso di entrare, è fatemi un albero dei problemi, penso che di progettazione un pochino ce ne intendiamo, no? Anzi, mi potreste insegnare.
Facciamolo bianco e nero o nero e rosso. Nero, tutto quello che hai fatto fino adesso, non ambientale. Educazione, lavoro con le famiglie, generazione di reddito, le classiche cose che si fanno senza pensare all'ambiente. Poi cominci ad aggiungermi le componenti ambientali rosse e mi fa integrazione ambientale. Una delle cose più importanti che è emersa in questa analisi è che trascurando gli aspetti ambientali hanno dimenticato gli aspetti più importanti, per esempio il problema dell'isolamento generato dalla vulnerabilità. Queste zone che sono abbastanza ricche dal punto di vista produttivo, non è il Tigray secco del nord dell'Etiopia, e sono molto vulnerabili dal punto di vista climatico e ambientale, perché per mesi, mesi, mesi le comunicazioni sono interrotte, le strade non sono percorribili. Allora, se tu lavori su tutto il resto ma ti dimentichi del contesto, degli habitat sostanzialmente, tu hai fatto una grandissima fatica di Sisifo, no? Hai portato la pietra in cima alla montagna e poi la pietra ti rotola indietro. Perché loro continueranno a migrare in quanto l'isolamento creato dalle situazioni del contesto climatico renderanno inutile tutte le scuole, le cose che hai fatto. Di esempi così ne potrei fare altri, le filiere alimentari, per esempio, altro aspetto su cui si tende a trascurare le componenti di sostenibilità ambientale. L'uso nella produzione di rifiuti urbani, questo per esempio è un lavoro che abbiamo fatto con 4 studenti che hanno fatto un internship nelle Filippine, la produzione di plastica da uso di bottigliette, diciamo in generale plastica monouso, è un tema che in questo tipo di paesi è totalmente trascurato. Tutti fanno progetti di cooperazione nelle Filippine, pochissimi si occupano del risultato dal punto di vista dell'impatto. USAID, che è l'agenzia di cooperazione americana, ha lanciato un programma solo sulla plastica, solo per ridurre, non per gestire la plastica, per ridurre la produzione di plastica, quindi la prevenzione del rifiuto, cosa che noi in Europa facciamo da tempo, ma in questi paesi nessuno si pone questo problema. L'efficienza energetica, questa è una ricerca che abbiamo fatto in Palestina, per esempio. Tantissime realtà fanno cooperazione in Palestina, ma poche si sono poste il problema del fatto che l'energia costa molto ed è altamente inquinante perché viene prodotta con fonti non rinnovabili, soprattutto fossili. Infine, citazione, credo che la mia amica Livia sorriderà perché questa è una tesi fatta, finita quest'anno. Si può anche lavorare su tecniche di sostenibilità buone, come per esempio questa attività di fog harvesting. Sapete cos'è il fog harvesting? Si caccia a un, potremmo definirla a trapa nebbla, così lo definiamo come lo chiamano i cileni. Cioè, quando non hai acqua, perché il cambiamento climatico, e nella regione andina è drammatica la situazione, restringe i ghiacciai, restringe le fresh water, le acque superficiali, puoi acchiappare la nebbia. Allora ci vuole un po' di tecnologia, un bel ingegnere ambientale che vada a fare un lavoro che innesca una, come dire, una nuova mentalità, dopodiché è una tecnologia semplicissima, non servono gli ipertecnici, iperspecializzati per farlo. E quella comunità oggi è riuscita a fare tante cose molto belle grazie a questo tipo di meccanismo. 600.000 litri di acqua recuperati solo in questa piccola zona. Ecco, tutto questo per dire che ci sono le grandi pianificazioni strategiche come queste, cioè su livelli di cui magari noi ci sentiamo soltanto destinatari o vittime, la pianificazione strategica della plastica dall'Europa. Ci sono delle buone pratiche locali come quelle che potete trovare nel sito del Ministero dell'Ambiente a livello regionale, quindi locale. Ci sono i progetti tarati su questioni specifiche, pensate all'inquinamento atmosferico che è un problema molto grosso che riguarda anche la pianura padana, perché la pianura padana è il secondo sito più inquinato d'Europa dopo il triangolo industriale di Danzica, quindi ci siamo in mezzo, ma ci possono essere anche cose da privati cittadini come queste e fare ogni tanto quello che ha fatto Ravenna nei nostri progetti, per esempio fare ogni tanto delle fiere, delle occasioni di incontro, credo sia molto bello perché anche la popolazione deve essere in qualche modo sensibilizzata. Allora la mia proposta è il prossimo anno
se qualche associazione, qualche gruppo vuole fare un check-up ambientale, fra virgolette, gratuito, non è una televendita, quindi non sto vendendo me stesso o l'università, ma noi su questo lavoriamo e potremmo veramente veicolare il lavoro dei nostri studenti per fare una ricerca. A che punto è la tua integrazione? Perché nessuno da oggi in poi sarà esente dall'applicare la sostenibilità ambientale. Grazie e lavoriamo insieme. Grazie a Massimo Zortea per avere tenuto insieme, contenuto diversi elementi. Gli strumenti, ad esempio, ci ha fornito dei riferimenti teorici, dei testi, i quali è importante leggere per conoscere e comprendere meglio. Ulrich Beck, Hans Jonas, i quali hanno, in particolare Jonas, cambiato l'idea di responsabilità, come Massimo Zortea ci ha detto, non più pereat mundus, muoia il mondo, chi se ne importa delle conseguenze, l'etica dei principi, ma un'etica della responsabilità, come rispondere, prendersi cura di ciò che accade. Ci ha indicato, diciamo così, le grandi agende politiche a livello internazionale, come i testi dai quali non si può prescindere. Ci ha indicato anche dei manuali metodologici e operativi a cui fare riferimento, cioè a dire, quando ci occupiamo di temi così multisignificato, polisemici, come sono stati definiti inizialmente, dobbiamo capire bene di che cosa parliamo quando parliamo di sviluppo, di sostenibilità, e su questo ci sono numerosi strumenti a cui attingere per alimentare quel conoscere che costituisce il primo passo di metodo che Massimo Zortea ci ha evidenziato e consegnato, seguito poi dal valutare l'agire nei progetti di cooperazione e sul valorizzare l'ambiente. Tre passi, tre step in fondo, facili da dichiarare e meno facili da praticare, ma che vanno forse un po' assunti come un'agenda di lavoro, ci dice il relatore, sia che si lavori a livello alto come agenzia o come organizzazione che si pone problemi di grande pianificazione strategica, sia che si tratti di piccole associazioni che lavorano in termini di agire locale. Quindi, come dire, usciamo da qui anche con alcuni interrogativi del tipo: come possiamo meglio conoscere, come possiamo valorizzare il nostro agire, come possiamo costruire delle partnership attente a questo approccio integrato che il relatore ci ha consegnato, anche attraverso esemplificazioni, casi che ci aiutano a capire come sia possibile farlo. Riprendo un ultimo punto di fondo, però, che mi sembra ispirare tutta la relazione, e cioè trattare questi temi non è un lavoro da specialisti, fondamentalmente, o da professionisti o da tecnici. Certo, richiede anche un sapere specialistico, ma riguarda tutti, quindi va costruito un approccio integrato e trasversale a queste questioni. Ultimo punto, quale responsabilità nella narrazione rispetto a questi argomenti? Di questo anche mi pare ci abbia parlato il relatore, e cioè dei modi con cui raccontiamo di conflitti ambientali e di progetti di cooperazione internazionale o più ampiamente interventi che andiamo